Era un immobile che, di 15.000 metri quadrati che stava un po' in disuso. Poste Italiane ha investito tanto per recuperarlo, secondo delle tecnologie moderne per il risparmio energetico e quindi rispetto dell'ambiente. Abbiamo ristrutturato sia la parte operativa a piano terra che la parte di staff a piano superiore secondo un concetto di smart space, che è un concetto nuovo che sta in tutto il mondo prendendo piede. Questo centro è fondamentale perché coniuga diverse strutture di business. Al suo interno infatti sono presenti le strutture di business della logistica, elemento fondamentale dell'azienda, strutture di business che fanno servizi digitali, e quindi è proprio una strategia di integrazione, di piattaforma integrata che è l'orientamento dell'azienda per fornire un servizio a 360 gradi a tutti i cittadini e a tutti i clienti di Poste Italiane. Un polo logistico di 47.000 metri quadrati che smista fino a 50.000 pacchi e 300.000 pezzi di corrispondenza al giorno con 1.400 lavoratori, realizzato con un investimento di oltre 21 milioni e tecniche costruttive di forte risparmio energetico, con circa la metà dei 175 mezzi ad alimentazione elettrica. È la nuova cittadella di Poste Italiane in via Galileo Ferraris, che ospita due centri di smistamento e due di distribuzione, oltre a un call center. La viabilità interna aiuta anche la viabilità esterna della città, in quanto abbiamo aperto il varco di Corso Nando Lucci, quindi attorno a tutta la cittadella abbiamo migliorato la viabilità della cittadina. Poste Italiane ha voluto concentrare per Napoli grossi investimenti, rendendo Napoli un fulcro principale per lo smistamento degli effetti postali di tutto il sud Italia. Copre un'area molto importante, anche un'area di rigenerazione urbana, 50.000 metri quadrati, 1.400 persone impiegate, quindi è anche un grande luogo di lavoro, di modernizzazione della città, anche con una visione alla sostenibilità, quindi all'impiego di tecnologie avanzate per la riduzione dell'impatto ambientale. Perciò è un momento importante di rigenerazione, rinascita, modernizzazione della città. Quindi Poste ha fatto un grande investimento e questo sicuramente è un fatto molto positivo per Napoli.